Ci stiamo avvicinando agli europei, lo stiamo facendo nel migliore dei modi. Oggi abbiamo il piacere di avere ai microfoni di Calcio Shop Federico Chiesa. Ciao Federico! Ciao, ciao ragazzi, piacere mio. Bene, tutto bene, come stai? Bene, bene, tutto a posto, grazie. Allora Federico, talento ovviamente della nazionale, come ho detto, ma non solo, anche della Juve. Questa puntata verterà ovviamente su domande che non riguardano solo il mondo del calcio, ma anche la tua vita privata. Direi di non perdere altro tempo, ti faccio subito la prima domanda. Siamo all'inizio, voglio sapere i tuoi inizi. Come ti sei avvicinato al mondo del calcio e voglio sapere se la tua famiglia ha influito appunto in questo inizio della tua carriera. Sì, certo, la mia famiglia ha influito perché da quando, diciamo, ho iniziato a muovere i primi passi, no, 2 o 3 anni avevo sempre la palla attaccata ai piedi, no, non mi piaceva prenderla con la mano. E questo, diciamo, me l'ha trasmesso un po', me l'ha trasmesso mio padre, e, diciamo, quindi ti dico di sì, la mia famiglia ha influito. E ho iniziato a tirare i primi calci alla Settignanese, quando avevo 6 anni. Mio padre mi ha subito messo nella scuola calcio a Firenze e da lì poi è iniziata la mia carriera. Beh, direi che tuo padre, ovviamente campione della nazionale, sicuramente è un'immagine per te importante. Io voglio sapere, ma a casa ti dà qualche consiglio? Che rapporto hai con lui? Allora, io e mio padre abbiamo un bellissimo rapporto e comunque lui ha tantissimi anni di esperienza di calcio a grandi livelli, quindi ovvio che quando mi dà qualche consiglio, no, mi fa più che piacere. Però visto che faccio il calciatore tutti i giorni, cerchiamo di parlare anche di qualcos'altro, no? Però abbiamo un bellissimo rapporto, ma diciamo che nella mia famiglia quasi tutti sanno un po' di calcio. Mia mamma è stata dietro mio padre per in 20 anni di carriera, quindi anche lei ne sa tanto. Ma sono tanto critici nei tuoi confronti, soprattutto tuo padre? Diciamo, ma loro anche a livello comportamentale, no? Mi hanno dato tanti consigli, però il fatto, i valori che mi hanno insegnato i miei genitori dell'umiltà, della voglia di migliorarsi sempre, questi me li porto dietro da quando ho iniziato a calciare i primi palloni alla Settignanese. Questo è quello che mi hanno dato i miei genitori e poi ovvio che crescendo hanno sempre chiesto il massimo a me, sia a calcio ma sia anche negli studi, a scuola, volevano sempre il massimo e questo mi ha aiutato poi a essere l'uomo che sono adesso. Come è giusto che sia, fondamentale. Ma ovviamente oltre alla figura di tuo papà, sicuramente ci sarà stato qualche allenatore che ha influito tanto nella tua carriera calcistica. Voglio sapere se ce n'è uno in particolare che ricordi, che hai più a cuore. No, io devo... Ovvio che l'allenatore che mi ha fatto fare il salto fra i grandi, Paolo Sosa, è stato l'allenatore che ha puntato su di me. Mi ha dato tantissima fiducia e questo è il cane. Sono due, sento. Sono due. Ah, infatti. Sono due. Eccolo. Questa è? Mela. E Mora è... E questa è Mela, Mora sarà nera. Mora è nera, sì. È nera. Vabbè, è quella che fa un po' più casino a Baia Sempre. Ma che bella. No, allora, il primo allenatore ovvio che mi viene in mente, che mi ha fatto fare il salto nei grandi, è Paolo Sosa. Io lo devo ringraziare perché dalla primavera alla Serie A il passo è enorme, lui ha puntato su di me, mi ha dato tantissima fiducia. Però se mi ricordo nella mia carriera ci sono stati degli allenatori che mi hanno insegnato. Mi ricordo Eddie Baggio, che mi ha preso negli anni in cui io venivo da qualche esperienza in cui proprio non giocavo. Mi ricordo erano gli allievi regionali e da lì ho iniziato a giocare. Lui mi diede tanta fiducia, aspettò la mia crescita e mi fece giocare. Poi in primavera Guidi, l'allenatore che ho avuto nell'anno di allievi nazionali, poi nei 2 anni di primavera mi ha insegnato tantissimo sotto proprio l'aspetto calcistico, sotto l'aspetto dell'intensità, della generosità in campo, del tenere sempre alto livello. Quindi questi sono i 3 allenatori che mi hanno lasciato tanto. È giusto così. Ma hai detto grande salto, c'è un momento particolare nella tua carriera che ricordi
con grande cuore, che dici questo è stato proprio il momento che ti ha lanciato nei grandi? Allora, mi ricordo con tanta emozione l'esordio in Serie A. Quello penso che sia veramente stato un'emozione unica, perché è stato il raggiungimento di tanti anni di sacrifici nel settore giovanile. Poi ovvio ci sono state tante serate dopo quella che le tengo dentro di me e me le porterò sempre con me. Però se c'è stata una partita veramente che mi ha fatto arrivare fra i grandi e mantenermi a certi livelli, sembra una cosa che da meno, però è stata la partita che ho giocato con la Fiorentina Primavera a Torino contro la Juventus Primavera, che ho fatto gol, era il quarto di finale di Coppa Italia Primavera. E ti prendo questa partita perché, e poi ti spiego anche il motivo, perché poi mi ha dato questa forza per stare fra i grandi, perché il mister con i giovani, Sosa, certe volte ci mandava a giocare in Primavera. Io non penso tanto per dire no, guarda, con noi non ci puoi stare, ma era un fatto di umiltà, per vedere se noi tenevamo la stessa passione, la stessa voglia che avevamo negli allenamenti con la prima squadra e nelle partite con la prima squadra. Perché certe volte quando ti mandano indietro dalla prima squadra alla Primavera, molti giovani snobbano la partita, non ci vanno con la stessa cattiveria, e lui lo faceva proprio per vedere se il ragazzo in questo caso aveva queste qualità e questi valori. Quello, diciamo, è stato un grande momento per la mia carriera, e soprattutto lo porterò sempre dentro con me, perché non bisogna mai sottovalutare nessun tipo di partita, e soprattutto quando dai grandi si va nella Primavera, che magari ci può essere un po' di, diciamo, superficialità, però questo è quello che non ho fatto io. E sicuramente è stata una dimostrazione per te, ma anche e soprattutto per i giovani che ti hanno visto. Comunque, quando scende un giocatore da sopra e vederlo giocare in un certo modo, sicuramente è un'iniezione di fiducia anche per i più giovani. Bene, così ti faccio invece una domanda che riguarda la nazionale: cosa vuol dire essere un giocatore della nazionale? No, essere un giocatore della nazionale è un sogno che si avvera veramente, perché io penso giocare per il popolo italiano, per l'Italia, è qualcosa di unico. Cioè, più della nazionale non c'è niente, più di una competizione europea, più di un mondiale, più di una convocazione veramente per l'Italia, per il proprio paese, per giocare per la propria patria, penso non ci sia niente di meglio al mondo. Invece, lasciando stare il Federico Chiesa calciatore, mettiamo il Federico Chiesa tifoso, dimmi un momento particolare della nazionale italiana che ti ricordi con maggiore emozione. Allora, la finale mondiale del 2006 me la ricordo, anche se ero piccolino, però me la ricordo quella. E poi ti metto anche il 2-0 dell'Italia contro la Germania agli Europei 2012. Quella ero più grande, quindi me la sono goduta di più, ecco. È stata una bellissima partita, poi purtroppo non si è riusciti a portare a casa il trofeo, però mi ricordo la semifinale di aver veramente tifato, però alla fine ero veramente felice. E tu sei un giocatore che lavora moltissimo e lo si vede, lo dimostri tutte le volte in campo, però ti voglio chiedere sicuramente quali sono i tuoi punti di forza, però anche quelli su cui devi lavorare. No, ripeto, come ho sempre detto, io sono uno che vuole migliorare in tutto e c'è sempre da migliorare, e ogni giorno vado al campo determinato, con la voglia di fare di più, di dare di più e di cercare sempre nuovi obiettivi, nuovi stimoli per dare di più, sia per il club che per la nazionale. Su quello che devo migliorare, ci sono tanti aspetti tecnici, dal tiro in porta, che io gioco con forse uno dei più grandi calciatori della storia del calcio, che lui sa veramente tirare in porta, Cristiano, e quindi da lui cerco, no, di guardare come tira così, però è unico nel suo genere. E poi ti dico anche, c'è sempre da imparare tatticamente, perché il calcio è sempre in evoluzione. Siamo arrivati a un punto dove ci si gioca l'uno contro uno a tutto campo, e essere forti tatticamente aiuta e ti dà un vantaggio sull'avversario.
Bene, e ti voglio chiedere invece una domanda che riguarda la scarpa che utilizzi. Ce l'ho qua dietro, te la faccio anche vedere. Tu sei un utilizzatore di Mercurial Vapor, quindi quella bassa. Voglio sapere cosa ne pensi innanzitutto della scarpa, poi anche del colore nuovo. No, scarpa e colore fantastici. Questo modello mi piace tantissimo. L'ultimo modello rosso che ho avuto mi è piaciuto veramente tanto da subito, proprio anche per il fit di questo nuovo modello, è veramente speciale. Per me la Mercurial è la mia scarpa preferita, e quindi quando Nike mi ha chiesto quale scarpa vuoi, perché io ho iniziato con un altro tipo, un altro modello, e poi Nike, sul suggerimento di Nike, mi hanno detto: guarda, prova questa, perché te fai l'esterno, fai quel ruolo lì, fai il centrocampista attaccante, sei veloce, prova questa scarpa. E da lì non l'ho più lasciata, per me è la mia scarpa preferita. Da vedere con questa scarpa, ti dico, ci stai alla grande. Grazie. Spero che a questo punto tra 10 anni si parlerà di Chiesa con questa scarpa azzurra, tra l'altro nazionale. Qualcuno dirà di te che avevi indossato questa scarpa a questo punto. Vuol dire che sarà andata bene. Lo spero. E a proposito di europei, cosa ti aspetti? Vabbè, dalla nazionale sarebbe un po' semplice, dici, la nazionale di vincere. Ma tu a livello personale cosa ti aspetti da questo europeo? Oh, a livello personale, ovvio che il mister ne ha convocati per adesso 33, sì. E quindi ancora siamo tutti in bilico, quindi cerchiamo un posto. Quindi a livello personale spero nella convocazione del mister, e spero di esserci in questo europeo. Ovvio che poi aspetta il mister di decidere, però io sono pronto, sono a disposizione, e sarebbe veramente un sogno partecipare. E poi per quanto riguarda il risultato sportivo della nazionale, ovvio che tutti ci auguriamo che di raggiungere il massimo obiettivo, però noi dobbiamo, noi calciatori e noi tifosi dobbiamo pensare partita per partita, perché veniamo da una grande delusione mondiale. E questo è il nostro, questa è la nostra prima competizione dopo quella disfatta, e quindi c'è grande entusiasmo, c'è grande voglia, vogliamo fare il massimo, però bisogna pensare partita per partita. Beh, se i risultati arrivano ci si dimentica presto del passato, quindi sì, speriamo, esatto, di sì. E ti voglio fare l'ultima domanda. Il Federico Chiesa fuori dal campo, voglio sapere se hai qualche hobby particolare, che musica ascolti. Musica hip hop, reggaeton, un po' un mix, vado anche su qualche, un po' di commerciale da radio. Sbari, insomma. Mi piace, sì. Un po' di tutto. Non mi piace la techno, quella non l'ascolto proprio, zero. Però in generale ascolto un po' di tutto. E poi per quanto riguarda l'hobby, io... Ho la passione dell'universo, quindi sono mi piace leggere libri, guardare documentari, e poi ovvio che, come penso quasi tutti i ragazzi della mia età, noi calciatori non si andiamo a meno, giochiamo alla PlayStation. Giusto. E quindi a cosa in particolare? Call of Duty, Warzone. Perché è proprio... no, è divertente da sì, giocare con gli amici, quindi... Ma scusa, invece FIFA? Non giochi a FIFA? Tu quando usi, ad esempio, FIFA, usi il Federico Chiesa giocatore di FIFA? L'EA Sports mi ha mandato una carta figurina speciale, sì, blu, che con tutti i valori 99, anche giusto, quindi uso quella. Sono veramente fortissimo. Questo. Sono tanti ragazzi che sperano di trovarti nelle famose figurine, tu sei arrivata a 99, sì. Tutto bellissimo, fortunato te. Bene Federico, allora io intanto ti ringrazio, ti faccio un grande in bocca al lupo per l'europeo, ti chiedo come sempre un saluto ai nostri amici di Calcio Shop. Ciao ragazzi di Calcio Shop, vi mando un grandissimo abbraccio e un saluto da Federico Chiesa, ciao. Sei stato gentilissimo, davvero un grande in bocca al lupo per gli europei e per tutto. Fede, grazie mille, alla prossima. Ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like nel video qua sotto, seguite la pagina se già non lo state facendo, e noi ci vediamo nel prossimo video.